Cose da fare, magari se ce le dividiamo ognuno fa la sua cosa e poi dopo... L'idea che ha detto Giacomo secondo me è un modo buono per migliorare. Quello che ha detto Giacomo è vero, sì, però se sono stati scelti per il gruppo montaggio si vede che sono bravi per fare il gruppo, quella roba, per fare nel gruppo montaggio. Jacopo era in gruppo montaggio. Se lui faceva qualcosa però faceva lo stupido, e tipo se lo cambiavano, lo mettevano nell'altro gruppo che non andava d'accordo, vabbè, poteva fare anche, faceva lo stupido, però non faceva comunque niente. E come possiamo fare per risolvere questo problema? Secondo te hai un'idea? Ancora no. Non hai un'idea. Veniamo alla tua amica. Paola, tu hai qualche idea per vedere come risolvere questo problema? No. Non hai idea? No. Hai provato tu qualche volta? No. Non hai mai provato a stare...
ma perché non hai mai provato a dirmi lavoriamo insieme, non fateci dispetto, non hai provato a dire? No. E tu? Io ho provato, però dopo continuano. Cioè, e che prove hai fatto tu? Cioè cosa hai detto? Quando la maestra voleva fare i gruppi, diceva che voleva stare vicino ai maschi, poi dopo lo aiutavo, però dopo lo dicevo, non ci serve il tuo aiuto e poi te ne puoi anche andare. Ti dicevano a te? Sì. E tu ti sentivi offesa? Sì. E cosa avresti preferito che ti dicessero? Che non so, gli piaceva che io stessi lì con loro e li potevo aiutare un po'. Sì, guarda, per lo studio tu puoi cambiare, è importante che ti metti d'accordo con loro. Sì. Ho partecipato un po' a questa quinta classe, quindi un po', sì, un po' vorrei vedere come andrà, ma anche vorrei vedere le altre. Ma tu fai i gioli, nelle carte sono gioli che gira dappertutto. E lei adesso va in Giappone, poi quando ritorna si stabilizza. Perché se tu se continui a venire lì non vorrei che ti infilassero nel cinema, perché lui gliel'ha già infilato, inaspettatamente. Sì. Sono la rappresentante di classe di questa deliziosa classe. È un'emozione incredibile essere qui, perché da genitore io questo film l'ho vissuto per voci da mio figlio a casa e quindi non ne so praticamente nulla. Difatti sono portavoce di tutti i genitori per poterlo vedere e darmi un'anteprima, e mi aspettano tutti in stazione, quindi non mi immagino. E quindi niente. Come l'ha vissuta lei come mamma questo rapporto con l'università, psicologa, questo incontro? Che cosa? Come l'ha vissuta? Ma io sono stata molto contenta di questa cosa, anche perché ho piacere che Raffaele, andando avanti, possa imparare a studiare con gusto, con passione, perché la scuola è importante, lo sappiamo tutti quanti noi, quindi, e lui l'ha vissuta benissimo proprio. Loro saranno gli insegnanti del futuro, che consigli le, cioè, cosa vogliono i genitori? Di non aver paura anche se sbagliano, di andare avanti e di avere coraggio in loro stessi, è bellissimo questo, io devo dire veramente grazie a questo, spero, voi siete qui, sicuramente lo diventerete. Quindi la formula, l'emozione di conoscere, il desiderio di esistere. Esatto. E poco. Grazie. Allora. Accendo, ok, però parlo appunto chiaro. Okay. Io volevo dire che in questi 5 anni sono stata molto bene con la mia classe e l'ultimo anno è stato il migliore, secondo me. E mi mancheranno molto i miei compagni e i miei maestri, la Gabriella e gli altri. Ho fatto questi due giochi tutti insieme, quindi la noia per dire svanisce, la malinconia se ne va. Ringraziamo i bambini, facciamo la